In vista di quello che sarà la grande elezione della funzione pubblica, quindi sono tanti i candidati che saranno eletti, c'è una sorta di sfida tra i sindacati. Tutti che vogliono conquistare un posto di importanza all'interno della funzione pubblica che rappresenta il numero maggiore degli iscritti. La UIL fa il suo congresso per presentare con il segretario nazionale del sindacato per presentare quelli che sono i temi, per far comprendere che questo sindacato è un sindacato che ha voglia di emergere. I dettagli in questo servizio. C'è ottimismo all'interno della UIL, almeno a vedere la partecipazione numerosissima di delegati, di simpatizzanti, di iscritti alla UIL all'Hotel Gio in quello che è stata la presentazione con il segretario generale Bombardieri della stagione che si apre per il rinnovo delle RSU. Si parla di volontà di emergere, di essere un sindacato capace di essere diverso dagli altri sindacati, di essere a diretto contatto con i lavoratori, cosa non facile in un momento come questo, ma c'è questa volontà comunque di ritornare ad essere un sindacato che è dalla parte dei lavoratori. È in questo momento difficile gestire il popolo dei lavoratori, però la funzione pubblica è una delle caratteristiche del sindacato, delle specializzazioni del sindacato, delle categorie dove gli iscritti sono più numerosi, dove il valore è più numeroso e dove si contano maggiormente i risultati. Pagando bollette quando va bene raddoppiate. Nell'ambito di queste misure è chiaro che bisogna comunque continuare ad investire nei servizi pubblici. Sono quelli che permettono a questo paese la garanzia di un sistema democratico. Intanto diciamo che ai nostri giovani va garantito un futuro migliore. Per garantire un futuro migliore bisogna intanto dare loro pari opportunità. Noi siamo, e lo abbiamo detto al Ministro, lo abbiamo chiesto da tanto tempo, per il superamento del numero chiuso dentro l'università. Si parla spesso di dare ai giovani la possibilità di crescere, di scardinare quell'ascensore sociale che ha bloccato tanti ragazzi. Lo si fa intanto dando a tutti la possibilità di accedere alle facoltà verso le quali si sentono più portati. Poi bisogna investire di più sulla crescita culturale dei giovani del nostro Paese. Quindi investire di più nelle scuole, nella formazione. Ricordo che ancora noi abbiamo migliaia di precari che sono rimasti appesi da una riforma non fatta. Bisogna che questi siano gli asset strategici di un paese che guarda i giovani e non possiamo permetterci di lasciarli indietro. Allora, perché votare UIL è molto semplice. Noi abbiamo un programma molto ben dettagliato e ben articolato che ci permette di sviluppare un lavoro nuovo, un lavoro dignitoso per tutti gli operatori. Abbiamo bisogno di riportare dignità al lavoro pubblico, cercheremo di fare il possibile per portare più gente possibile poi al voto, perché un altro dei problemi incredibili sono quello che la pandemia potrebbe far calare l'affluenza al voto e quello ci stiamo lavorando per portare più gente possibile al voto, anche perché il sindacato è l'unica ancora forza che porta più dell'80% del personale al voto e quindi è una cosa molto importante. La posizione del sindacato è molto semplice, noi siamo per la pace, abbiamo aderito a tutte le iniziative che hanno chiesto la pace, chiediamo che ci sia da subito un cessate il fuoco e continuiamo a sperare che la diplomazia svolga il suo ruolo più di quanto abbia fatto finora. Probabilmente l'Europa dovrebbe fare una riflessione sulle politiche di difesa europea, però sosteniamo che bisogna che si vada avanti con quelle che sono state le sanzioni e si richiami tutti ad un senso di responsabilità per salvare le popolazioni ucraine.
Ma le criticità sono la mancanza del personale. Noi abbiamo una carenza di personale che ormai è da anni sotto gli occhi di tutti. Abbiamo per esempio il Comune di Perugia che parliamo che da 10 anni a questa parte ha perso un'affluenza di personale di ben oltre 400 unità e quindi abbiamo da sviluppare un ragionamento sul come riportare il personale all'interno dei percorsi. In questo momento noi abbiamo bisogno di stare attenti e di controllare, di fare con la Regione dei tavoli permanenti che ci permettano un attimino di riportare al tavolo e alla discussione tutta la politica. Abbiamo bisogno di discutere, di riportare in mezzo alla gente la discussione vera, la politica. E infatti anche come CGL e CISL e UIL stiamo portando avanti un'altra iniziativa che è quella del piano sanitario regionale, che non viene ancora discusso tra la gente, tra gli operatori, e ci dà qualche preoccupazione.